Buongiorno a tutti ragazzi, vi presento la mia nuova fiamma che avevo fatto già vedere su una live. Praticamente ci hanno messo gli AMG attivi con la batteria, quelli belli potenti, i migliori che ci stanno per far genere proprio cattivo. È una Ibanez EX anni 90 ragazzi. Made in Corea, c'è una bellissima chitarra questa. Mi è capitato il bocchio che c'è scritto tutto Made in Corea, bla bla. Bella, mo va, faccio sentire. Metto una base. Bene, insomma, ragazzi, avete sentito più o meno di che chitarra stiamo parlando. Io spero che vi è piaciuto il video. Ripeto, è una chitarra del 90, si chiama EEX. No, siccome ci sono tanti amanti dell'Ibanez, ecco il senso del video. E che chi cerca le gemme, chi le Jose Adriani. Insomma, adesso ci stanno Ibanez che costano un sacco di soldi, tipo 3.000 euro, Ibanez tipo 3.000, roba del genere, stupende, made in Japan, per carità. Questa è una made in Corea invece che ha già più di 30 anni, costa molto molto meno di quelle che vi sto a parlare, 3.000 euro. Ma avete sentito che questa ci poteva andare a suonare, no con Vasco Rossi, questa ci poteva andare a suonare con tutti, cioè non gli manca niente. Avete sentito pure, ho giocato un po' con la leva apposta, a parte c'ho sta spalla che proprio mi sta proprio a sfondare. Oggi mi sono messo il look con gli occhiali finti, cioè praticamente questi non so da vista, me li metto perché mi piacciono, ci metti di da soli, dopo non ci vedo. Mi metto gli occhiali, no, tanto per fare un po' deficiente. Insomma, capito? La Ibanez EX Series. Se vi è piaciuto il video, ragazzi, io. Poi guardate che manichetto. Ecco così. Bello fino, insomma. Bella. Vedi che la verità, poi. Io la chiamo la pantera perché è tutta nera, cioè pick-up neri, manico nero, bottoni neri, ponte nero, tastiera nera, paletta nera, la pantera, è una pantera questa. Bella veramente, ho fatto un bel acquisto. Se vi è piaciuto il video, io faccio sempre questi video così, vi faccio vedere chitarre, poi faccio sentire come suona, faccio due pezzi, mo ripeto, mo perché sto aspettate un po' di tempo, perché mamma mia. La prima volta che riprovo a suonare mi sono sfondato, sto sentendo dolore per farvi i due pezzetti che ho fatto, sono due pezzetti, però mi sono sfondato. Bene, oh, poi iscrivetevi al canale, iscrivete. Famoso lì, ho superato i 1.000 iscritti, vediamo un po' se, che ne so, mi seguite un po' di più. Oh, poi una cosa, io adesso come al solito quando scarico questo video metto la cosa che non voglio, i mi piace, i non mi piace, non mi piace no, cioè mettere mi piace, un pollice così, non mi piace, preferisco un commento, capito? Preferisco un commento. Alfredo, non mi piace sta chitarra, oppure mazza bella, oppure quello che vi pare, insomma. I mi piace ho levati, non mi interessano, non mi piace, non mi dice niente. Che vuol dire mi piace?
Spiegamelo, no? Mo scrivi sotto, che ne so, che bel video, mi è piaciuto, ma mi è interessato quando hai detto quella cosa lì, mi è rimasta che muso, ha capito? Ecco, preferisco, no? E mi piace non mi dice niente. A posto, ho levato proprio l'option, tanto vedi sempre, 30 mi piace e 2 non mi piace, 3 non mi piace, 4 non mi piace, sempre così. I soliti stronzetti che magari stai sul cavolo perché magari... Non lo so, invidia, non so perché poi non ma dirò per niente, almeno così la penso. Bene, io vi saluto qua, vi ringrazio, se vi iscrivete andate su YouTube, Alfredo Mammucari, iscriviti e campanella se volete che vi arrivano le notifiche in tempo reale, se no basta che vi iscrivete, comunque sia, poi ne vedete. Ciao a tutti, buon venerdì, alla prossima.